era stressato dal Covid. È per questo motivo che la Suprema Corte di Cassazione ha annullato la condanna all'ergastolo per Antonio De Pace, che ha ucciso la sua fidanzata Lorena 40 durante la pandemia, nella notte tra il 30 e il 31 marzo 2020. L'omicidio è avvenuto a Forcisiculo, Messina, mentre la giovane donna era prossima alla laurea in medicina. La decisione della Cassazione ha sollevato ampio dibattito. Nelle motivazioni si legge: deve stimarsi che i giudici di merito non abbiano compiutamente verificato se, data la specificità del contesto, possa, e in quale misura, ascriversi all'imputato di non avere efficacemente tentato di contrastare lo stato di angoscia del quale era preda e, parallelamente, se la fonte del disagio, evidentemente rappresentata dal sopraggiungere dell'emergenza pandemica, con tutto ciò che essa ha determinato sulla vita di ciascuno, e quindi anche dei protagonisti della vicenda, e ancor più la contingente difficoltà di porvi rimedio, costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale. La questione dello stress da pandemia vissuto dall'assassino era già emersa durante il processo in corte d'appello a Messina. L'accusa aveva infatti richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, una richiesta che aveva suscitato l'indignazione dei familiari di Lorena. Ora la decisione della Cassazione riapre una ferita mai del tutto rimarginata. Giuseppe 40, lo zio di Lorena, afferma: come si può arrivare a questa sentenza, dopo perizie di parte e di ufficio e una serie di accertamenti? È un paese che giustifica l'assassinio commesso con cognizione di causa, con premeditazione, con disumana violenza. Lo ha pure rivendicato, avvisando i carabinieri. Loro adesso lo giustificano con lo stress per il Covid. Non ho parole. Ma cosa è realmente accaduto quella notte a Forcisiculo? Ecco come è stato ricostruito l'omicidio di Lorena 40. Le sono stati dati calci, pugni, colpi di una lampada al volto e alla fine l'assassino le ha stretto le mani al collo per strozzarla. Antonio De Pace ha sempre sostenuto che la sua furia omicida sia stata scatenata dall'ansia per il Covid, ma familiari e amici di Lorena non hanno mai creduto a questa versione. Sono convinti che il vero movente dell'omicidio non sia stato mai chiarito. De Pace viveva con Lorena e studiava per diventare infermiere. Era originario di Dasà, Vibo Valentia. Nella notte tra il 30 e il 31 marzo 2020, Lorena e il suo fidanzato hanno avuto una discussione. Alcune ore dopo il delitto, De Pace ha contattato le forze dell'ordine, denunciando l'atrocità che aveva commesso. Inizialmente non ha fornito alcuna spiegazione convincente, limitandosi a esprimere il timore che la sua fidanzata avesse contratto il Covid e che potesse essere stato contagiato anche lui. Entrambi sono risultati negativi al test. La difesa di De Pace ha cercato di basare la sua strategia sull'infermità mentale, ma la perizia della procura ha concluso che, all'epoca dei fatti, era presente un'importante condizione ansiosa, con un vissuto personale di oppressione e idee di riferimento, ma detta condizione non raggiunge i criteri per poter essere considerata malattia in senso medico-legale, tale da ridurre gravemente o escludere la capacità di intendere o volere. E ora cosa succederà? Presto avrà inizio un nuovo processo, che potrebbe considerare le attenuanti generiche, come lo stress causato dal Covid, portando a una possibile rimodulazione della pena.